Ci saranno risorse anche per Rimini. Degli oltre 8 milioni di euro di contributi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per risanare 1.043 edifici di edilizia residenziale pubblica, 464.000 arriveranno sul territorio. Soldi che serviranno per sistemare 98 case. I lavori, che riguardano sia alloggi già abitati sia appartamenti da rendere agibili per essere assegnati, vanno dalla ristrutturazione ad interventi sul sistema di riscaldamento oppure sostituzione degli infissi. Il finanziamento, fa sapere l'amministrazione comunale, massimo per ogni intervento è di 50.000 euro. Lo stanziamento regionale rientra nell'ambito del programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il quale la Regione Emilia-Romagna aveva ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture quasi 40 milioni di euro spendibili in 10 anni. Di questi, gli attuali 8 milioni si aggiungono ai 14 già concessi all'Emilia-Romagna dal 2015. Il cantiere inizierà entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna prevista per i prossimi giorni. Il totale delle risorse regionali destinate ai comuni e ai loro unioni ammonta a 8.312.941 euro per 1.043 appartamenti, così suddivisi. Alla provincia di Bologna andranno 3.197.000 euro per intervenire su 250 alloggi. A Forlì Cesena quasi 900.000 euro, 102 alloggi. Modena 1.381.988 euro. Parma oltre 1,5 milioni di euro. Piacenza 94.000 euro. Reggio Emilia 469.125 euro. Rimini 464.226 e Ferrara 242.350 euro. Ulteriori interventi potranno essere finanziati successivamente, spiegano, perché la graduatoria del bando regionale rimane aperta anche per i prossimi anni. Le case occupate sono 50.000, 90% del totale, 2.003,6% quelle pronte per essere assegnate, perché non necessitano di alcun intervento di ristrutturazione. I nuclei familiari composti da uno o più persone in lista di attesa per l'assegnazione di un alloggio ERP sono 35.000. Attualmente nelle case popolari vivono 120.000 persone.